La CMT ha inciso nella mia vita improvvisamente, quando, come genitore, quando ho scoperto che mia figlia aveva questa, dapprima una neuropatia, perché il periodo per arrivare a scoprire che era una CMT è stato forse il più doloroso, perché non ci sono certezze, non si sa che cosa sta succedendo. Dopodiché ti inizia il momento di prendere consapevolezza che sei il genitore di una ragazzina che diventerà una donna e che nel passaggio quello sarà doloroso perché dovrà rinunciare a tante cose rispetto a quello che fanno gli altri. E il compito di genitore in questi casi è molto difficile. Certamente capisco è più difficile quello di chi ha la malattia, ma anche quello di un genitore non va sottovalutato, perché oltre al dolore proprio deve riuscire a dare il coraggio di affrontare la cosa a un figlio, che è una cosa non da poco. E come incide ora nella mia vita mia figlia? Perché questi che hanno questa malattia, io dico, hanno qualcosa in più, una grinta nella vita che non ho visto usualmente. Forse perché è proprio vero che le difficoltà non è che abbattono, ma certe volte fanno reagire. Quindi le difficoltà ai figli forse fanno anche bene, non queste di malattia, però forse nella vita dovremmo riflettere anche su questo. Io ci ho riflettuto molto, ho detto, ma guarda lì, magari non era venuta una ragazza così in gamba se forse non avesse avuto questa malattia, non lo so, me lo chiedo ogni tanto. Ma ovviamente nella vita incide tanto come incide quella di tutti, lei reagisce con tanta forza, fa un lavoro difficoltoso anche per un uomo, ma lo vuole fare. Io credo che questo ci sia anche un pochino dentro proprio la rivalsa di dire io voglio farcela nonostante la malattia. E anche questo per un genitore è dura perché lo vorresti vedere fare una cosa più tranquilla, avere un lavoro in cui riesce anche a curarsi di più, però purtroppo i figli non sono nostri, ma le scelte ormai sono loro.